un esercito di 22.000 lavoratori, quello dei precari che lavora nella pubblica amministrazione siciliana, tantissimi, migliaia e migliaia di lavoratori che non hanno certezze del loro futuro. Per questo la protesta di questa mattina, dopo le proteste dei giorni scorsi, per sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica da un lato, ma soprattutto il mondo politico dall'altro, a intervenire per situazioni che sono davvero insostenibili, se consideriamo che ci sono lavoratori che da più di 20 anni aspettano una certezza che però tarda ad arrivare. Beh, intanto diciamo che è una manifestazione oggi regionale siciliana che si svolge contemporaneamente in tutte le province siciliane, quindi è un problema che riguarda tutta la regione alla stessa maniera. Il problema è che la macchina pubblica amministrativa siciliana non può più fare a meno di questi lavoratori che lavorano e lavorano bene. Al di là della natura del rapporto, di come si è creato nel tempo, la politica ha creato il precariato, la politica non ha dato risposta nel tempo al precariato. Ormai però questi lavoratori meritano e hanno diritto ad essere stabilizzati, la macchina pubblica amministrativa siciliana ha bisogno di questi lavoratori. Il problema è uno: non si può pensare di dare finte risposte a questi lavoratori con finti interventi legislativi che non potranno mai realizzare alcunché. Il problema è porre la questione a livello nazionale, anche magari attraverso qualche deroga al patto di stabilità, e trovare una soluzione una volta per tutte che stabilizzi i lavoratori nel loro posto di lavoro. Questo è il nodo della questione. Questi lavoratori meritano, non può scoppiare pure questa grana sociale oggi in Sicilia. Una protesta oggi che coinvolge tutta la Sicilia, venendo a quella che è la situazione provinciale. Quanti precari nella nostra provincia e che speranze ci sono? Ma la situazione è drammatica nella nostra provincia, perché noi contiamo circa 7.000 lavoratori precari che a Catania e provincia aspettano una stabilizzazione ormai che si tira per le lunghe da più di 20 anni. Noi chiediamo che il patto di stabilità preveda non il blocco delle assunzioni, ma lo sblocco delle assunzioni all'interno della pubblica amministrazione, tenuto conto che questi lavoratori da più di 20 anni svolgono un ruolo attivo per il funzionamento della macchina amministrativa dei comuni e delle province. Noi riteniamo che un segnale da parte del governo regionale debba essere quello di mettere nel bilancio della finanziaria quelle risorse necessarie che prevedono la stabilizzazione di questi lavoratori. Ogni anno c'è il problema di stabilizzazione e di deroghe, quindi noi siamo stanchi delle deroghe, vorremmo un segnale da parte dei vertici della regione siciliana e un intervento deciso da parte del governo che metta fine a questa situazione che ormai è diventata drammatica. Queste persone, circa 22.000 unità, corrono il rischio a dicembre, se permane il blocco di stabilità e permangono i rilievi da parte della Corte dei Conti, di andare a casa e mettere in ginocchio centinaia e migliaia di famiglie e mettere in discussione un po' i servizi che i comuni erogano agli utenti e alla cittadinanza.